Rieccoci, buonasera, buonasera e ben trovati alla terza puntata del 2018 di Ma che calcio dici, il format targato la Nuova TV, la casa del calcio lucano, dove con la lente di ingrandimento andremo ad analizzare le dinamiche sensibili e le maggiori realtà della nostra regione, il tutto con la sola voce dei protagonisti sul campo, partendo inevitabilmente dal girone C di Serie C, per poi fare un ampio excursus sul girone H di Serie D e aprire anche una parentesi sul massimo campionato regionale, vale a dire quello di eccellenza. Ma tagliamo corto, andiamo subito a presentare il nostro, come sempre, ricchissimo parterre de Roi, partendo dal mondo degli addetti ai lavori e soprattutto dal calciomercato che impazza in questo mese. E a riguardo abbiamo in studio un fine conoscitore delle dinamiche impazzite dei trasferimenti. Parliamo dell'avvocato potentino Giuseppe Lofrano, nonché procuratore dell'omonima LG Procure Sportive. Buonasera avvocato e benvenuto a Ma che calcio dici? Buonasera a tutti, grazie dell'invito. E partiamo ovviamente dalla scrivania al campo, perché per parlare ovviamente anche di Picerno che sorride, è partito nel migliore dei modi il 2018 per la formazione melandrina e ci è tornato a trovare in studio il vice allenatore, il fide scudiero di Pasquale Arleo. Parliamo ovviamente di Francesco Giuzio. Buonasera Francesco, bentrovato. Buonasera a te, buonasera a tutti, grazie. E quando parliamo ovviamente di protagonisti non è un riferimento casuale, perché ci è venuto a trovare il bomber del momento che dopo la prima puntata della nostra nuova stagione, quando infilò con una magica doppietta la Cavese, è reduce da altrettanti due gol pesanti come la stoccata di destro che ha battuto il Gragnano e poi ci ha messo la testa ieri per recuperare e dare il là alla rimonta del Potenza contro la Turris. Parliamo ovviamente del bomber di Bella, Pierpaolo Di Senso. Ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti. E per parlare del Trait d'Union, il fil rouge che collega le categorie dove sono impegnate le lucane, parliamo ovviamente anche del massimo campionato regionale, quello di eccellenza, dove veleggia in vetta alla classifica il Lago Negro del presidente Sergio Mauro. Buonasera presidente. Ciao Manuel, buonasera a tutti. E allora tuffiamoci a capofitto nel cuore del nostro talk show, partendo rigorosamente dal girone C di Serie C, andando a ripercorrere risultati e classifica dell'ultimo turno. Serie C, girone C, i risultati: Siracusa rende 0-1, Akragas Monopoli 2-3, Lecce Catania 1-1, Juve Stabia Catanzaro 1-1, Resinfondi Virtus Francavilla 2-2, Regina Paganese 1-0, Casertana Fidelis Andria 1-2, Cosenza Matera 2-1, Sicula Leonzio Trapani 1-0. La classifica: Lecce 46, Catania 42, Trapani 37, Rende 34, Siracusa, Matera e Cosenza 32, Francavilla 30, Juve Stabia e Monopoli a 29, Bisceglie 27, Catanzaro 25, Regina 24, Sicula Leonzio e Resinfondi 22, Fidelis Andria, Casertana 21, Paganese 16, Akragas 10. E non inizia di certo nel migliore dei modi il 2018 del Matera, dopo la sonora sconfitta che ha decretato l'eliminazione dalla Coppa Italia da parte del Lecce, che ha rifilato il tris. La formazione di mister Auteri, i biancazzurri sono caduti di misura al San Vito contro il Cosenza nel posticipo dell'ultimo turno del girone C di Serie C. Ci andiamo subito a godere allora gli highlights di Cosenza Matera grazie alle immagini di Sportube. C'è anche Cosenza Matera nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie C, girone C, in diretta e in esclusiva su Serie C TV e Leve Sport. Buonasera. Dorazio, pallone verso il centro, attenzione Pascali, mano incredibile, ancora lui, Manuel Pascali, sfiora, che era successa ai primi minuti, attenzione però perché ruba palla Bruccini, va alla conclusione Bruccini, la prende Golubovic e poi libera la difesa del... Pallone verso il centro, teso, la rovesciata tentata da Pascali, ancora lui, poi ancora una rovesciata e pallone che sorvola la porta e finisce. Loviso, pallone verso il centro, attenzione, la palla che sfiora il palo. Pallone verso il centro, il colpo destro di Pascali, la palla in rete, il gol di Pascali, Cosenza in vantaggio, Manuel Pascali, seconda rete in rossoblu, questa volta ce l'ha fatta a trovare l'angolo. Bacle, Okere che vede Corsi, la conclusione, il gol di Corsi, che rete, che gol, un gran gol del capitano Angelo Corsi. Una perla in questa partita.
De Falco, pallone sul secondo palo, lo prolunga, attenzione, ancora una possibilità e la palla in rete, il gol dell'1-2 del Matera che rientra in gara al 44esimo minuto. De palla, va giù Di Livio, calcio di punizione e ammonizione per Calamai, rosso per Calamai. Intanto si perde un po' di tempo, che la mette subito al centro, c'è una rissa furibonda, allontana Dermacu, palla per Sartore, si rischia tantissimo in area del Cosenza, attenzione, pallone per Di Livio che lascia correre, poi Angelo Saracco, ripresa sicura, e finisce qui la partita, il Cosenza vince per 2-1 sul Matera. E il Matera dunque non riesce a sfondare il muro eretto dai lupi del Cosenza, non è servito l'assalto finale degli uomini di mister Rauteri che si vedono agganciati appunto dalla formazione calabrese a quota 32 in classifica. Partiamo subito con l'analisi della gara partendo ovviamente da un tecnico come Francesco Giuzzi, abbiamo visto la sintesi del match, una partita senza attenuanti, il Cosenza sembrerebbe appunto aver legittimato il risultato, non inizia nel migliore dei modi il 2018 per la formazione biancazzurra. Sì, è stato comunque un inizio in salita perché ha affrontato due formazioni che sono in un periodo di forma e il Matera invece anche l'anno scorso, se ci ricordiamo, a dicembre-gennaio andò in difficoltà, tant'è che proprio nel mese di gennaio gettò un po' all'aria tutto quanto di buono aveva fatto nella prima parte del campionato. E per quanto riguarda la partita, Matera poteva svegliarsi un po' prima perché poi alla fine insomma poteva anche scappare con il pareggio, certamente però insomma il Cosenza è stato padrone del campo per quasi tutta la partita, quindi il risultato alla fine è giusto sicuramente. E soffermiamoci sul Cosenza con l'avvocato Lofrano. Avvocato, la formazione dei lupi della Sila davvero può contare su un organico importante con profili davvero di rilievo per una formazione che nonostante sia un po' attardata rispetto alle prime posizioni è stata a costruire per ambire ad obiettivi prestigiosi, importanti. Sì, certo, l'organico del Cosenza è un organico certamente per le prime posizioni, diciamo che ha perso un po' di terreno all'inizio, così come lo stesso Matera, poi con il cambio di allenatore, quindi con la sostituzione e l'entrata in gioco di Braglia, i conti sono quadrati e poi naturalmente annovera giocatori come Dermacu, Mendicino, Baclè, lo stesso Corsi che ha fatto un gol strepitoso. E quindi davvero davvero un organico importante. Poi giocare in casa a Cosenza non è facile per nessuna delle avversarie. È davvero un campionato difficilissimo il girone C di Serie C, dove militano tanti amici del nostro bomber di Bella Pierpaolo Di Senso, tra l'altro una tua conoscenza come Saveriano Infantino, l'abbiamo ricordato anche nel corso delle vecchie puntate, un attacco davvero mitraglia nella Beretti del Melfi. Di Senso Infantino, come sta andando la stagione di Saveriano, anche se è stato molto sfortunato alle prese con diversi infortuni, e tra l'altro un altro tuo amico è proprio Jacopo Murano, anche colui è formato una coppia da stropicciarsi gli occhi nell'eccellenza con il rosso-blu Potenza, che ha riportato il Potenza in Serie D, lui invece è il primo profilo del Trapani. Sì, è un campionato difficile, è inutile nasconderlo. Saveriano purtroppo sta convivendo un po' con questi infortuni, però ho visto che ultimamente sta trovando la giusta continuità e tornerà a fare il gol che ha sempre fatto. Jacopo si sta confermando anche a questi livelli, non so se forse quello che ha fatto più gol nel Trapani, però sta dimostrando di valere la categoria e forse qualcosa in più. Ecco, per parlare al di là di quell'esperienza appunto davvero ottima con la Beretti della formazione federiciana, con il campionato di Serie C non ti sei mai rapportato, ti piacerebbe disputare questo campionato, magari scongiuri a parte dei tifosi del Potenza a casa, con il girone C di Serie C? Certo, è una risposta scontata, a chi non piacerebbe disputare un campionato di Serie C, soprattutto per chi come me non l'ha mai fatto, quindi sarebbe una cosa molto piacevole.
È legato alla Serie C, soprattutto legato al Potenza. C'è un ex trainer che ha scritto davvero pagine importanti nel capoluogo con la formazione del Leone Rampante, vale a dire il Vate di Pescopagano Eziolino Capuano, tra l'altro uno degli assistiti del presidente del Lagonegro Sergio Mauro, insieme al suo direttore sportivo Michele Riccio. Come sta proseguendo l'esperienza di mister Capuano al Riviera delle Palme, presidente? Beh, il mister, come sempre, quando prende le squadre, è un cliché nella sua vita calcistica, nella sua storia calcistica, entra, diciamo, a partita in corso. Come a Modena, anche a San Benedetto del Tronto sta facendo molto bene. Ricordo che la squadra era, se non erro, ottava e adesso naviga tra il secondo e il terzo posto, con una partita in meno. Solo il problema è che Eziolino incontra sulla sua strada anche presidenti un po' particolari, come a Modena ha incontrato un presidente a San Benedetto del Tronto che in questa campagna acquisti pare che non voglia fare nessun acquisto e quindi Eziolino dovrà fare di nuovo, diciamo, di necessità virtù e non so come potrà andare avanti con un campionato così difficile come il girone B. E tornando al Matera, dopo il primo off topic della nostra trasmissione, parlando di mister Ezio Capuano, sempre legato ovviamente alla sua terra, torniamo a parlare di Matera e torniamo soprattutto a parlare di calciomercato, visto che siamo nel cuore del mese dei trasferimenti dei professionisti, interpellando appunto l'avvocato Lofrano. Sono arrivati alla corte di mister Gaetano Auteri, profili importanti come il figlio d'arte di Angelo Di Livio, il soldatino della Juventus, dopo questa prima parte di stagione alla Regina e dopo aver attirato l'attenzione degli addetti ai lavori nel settore giovanile della Roma, è arrivato un ritorno anche per la formazione biancazzurra come Gigli dalla Ternana, dopo che non si era creato il giusto feeling con mister Pocchesci, e c'è anche invece la promozione in prima squadra del giovane Taccogna che nella cantera del Bue si è davvero messo in luce. Ci sono anche altre trattative per il Matera, in cosa ha bisogno di rinforzarsi secondo te la formazione di Mister Oteri, tenendo conto che magari rischia di perdere il suo maghetto come Strambelli? Sì, certo, il trist di acquisti del Matera è stato importante, soprattutto per Gigli, si tratta di un ritorno dopo la scorsa stagione in cui aveva fatto gran bene al Matera, quindi un ottimo acquisto da parte della dirigenza materana. Per quanto riguarda Di Livio, non lo scopriamo di certo noi oggi, è un gran giocatore, naturalmente, come hai detto tu, figlio d'arte, quindi a Matera si aspettano grandi cose da questo giocatore. Quello che manca al Matera è una punta in grado di risolvere partite come quella appena trascorsa di Cosenza, in cui è mancato quel pizzico anche di fortuna in più per cercare quantomeno di agguantare il pareggio. Sul lato uscita, beh, noto a tutti che uno dei giocatori più talentuosi del Matera, Strambelli, si è stato accostato a varie altre squadre top di Serie C ed è molto probabile un passaggio di quest'ultimo a Lecce. Quindi la formazione salentina viaggia per le prime posizioni e farebbe un ottimo acquisto con appunto il nome di Strambelli. E il Matera, appunto, che è chiamato a ritornare al successo, magari con qualche rinforzo con l'attaccante che è tanto richiesto anche da mister Gaetano Auteri, come sottolineava il nostro avvocato Lofrano, provando a tornare a ricercare la prestazione, ma soprattutto i risultati nel prossimo match contro la Regina. Francesco, la Regina attardata in classifica che lotta per staccare il pass per la salvezza, ma la formazione Amaranto che gioca in un tempio del calcio come il Granillo è sempre una nobile decaduta del calcio che andrà presa sempre con le molle in un match clou del prossimo turno della Serie C Girone C. Sì, sono lontani i tempi di Marazzina e Mazzarri, questo è certo. E probabilmente non si sa nemmeno se torneranno. La Regina ha uno score, diciamo, nelle ultime 10 partite abbastanza negativo. Ha fatto solo la vittoria proprio ieri per 1-0 in casa e poi due pareggi, 8 sconfitte appunto nelle passate partite. Quindi è un po' l'avversario ideale sulla carta per il Matera, solo che queste partite
poi nascondono sempre delle insidie, dovranno essere insomma bravi a non sottovalutare l'avversario, che comunque è allenato da un allenatore che in carriera alla fine insomma riesce sempre a ottenere il suo diciamo obiettivo, e quindi sarà un avversario comunque pericoloso, anche se sulla carta insomma abbastanza abbordabile. Pierpaolo, per fare un quadro ovviamente delle contendenti al salto diretto nella cadetteria, secondo te il Matera dovrà puntare dritto ai playoff a staccare il pass per la griglia post season, oppure la formazione di Ateri può anche ambire, covare speranze di promozione diretta, visto che questi campionati, e tu ci insegni, si vincono soltanto ad aprile? Sì, sicuramente secondo me dovrà lottare per i playoff, perché Lecce e Catania, secondo il mio parere, sono una spanna sugli altri. E la classifica lo dice, quindi le insidie che nasconde questo campionato le conosciamo tutti, non a caso il Trapani, che è una delle maggiori contendenti ai playoff, alla vittoria finale, ha perso in casa della Sicula, quindi voglio dire, un campionato pieno di insidie, però secondo me Lecce e Catania sono un gradino sopra le altre. Presidente, due cose, poi chiudiamo l'ampia pagina dedicata al girone C di Serie C. Se siete d'accordo con Pierpaolo sulle favorite alla vittoria finale, anche se il Trapani è un po' attardato in classifica, però ha ancora possibilità di recuperare il terreno perso. E poi ti voglio stuzzicare su un assist che ci ha fornito l'avvocato Lofrano, ovvero l'eventuale passaggio di Strambelli a Lecce. Abbiamo visto tutti, è stata nota la contestazione da parte dei tifosi leccesi, che additano a Strambelli appunto di essere un fedele cuore bianco-rosso dei Galletti del Bari. Tra l'altro proprio lui inscenò il famoso trenino inventato da Guerrero nei momenti clou, negli anni dell'apice dell'esplosione della formazione pugliese. Quindi bisogna, nel calcio, questo come sottolineare, come bisogna fare i conti anche con i tifosi, che ricoprono senza dubbio un aspetto importante anche nelle scelte di una società. Per risponderti alla seconda domanda, posso dire che poi quando uno arriva da una squadra che non è ovviamente ben vista dalla tifoseria, dove vai a giocare, poi sarà sempre il tempo e la qualità del giocatore, se fa bene, a far dimenticare il passato. Nel calcio di queste storie ne abbiamo viste, ci sono sempre state e continueranno ad esserci. Per quanto riguarda invece la favorita, pure io concordo con Pierpaolo che il Lecce sia la più probabile, anzi sicuramente la candidata a vincere il campionato, anche se è un campionato molto difficile, simile anche alla Serie D dove gioca il Potenza, perché c'è stata un'alternanza al primo posto tra le squadre di vertice, cosa che è successo anche se per poco per il Potenza, per solo due domeniche il Leone Rambandi ha fatto respirare aria di alta classifica alla Cavese prima e all'Altamura, se non erro. Poi hanno sofferto di vertigini e subito il Potenza ne ha approfittato per ritornare in capolista. Quindi penso che comunque il Lecce sia la squadra più favorita. Il Trapani e il Catania poi se la dovranno vedere ai playoff. E allora chi non soffrirà di vertigine, non avrà timore di volare, spiccare il volo, riuscirà a staccare il pass per la promozione diretta in Serie B. Chiudiamo l'ampia pagina dedicata alla terza serie nazionale, sempre all'insegna del sorriso, perché è arrivato il momento dell'irriverente rubrica su tutto il bello e il brutto del calcio con la top 3 di Ma che calcio fai? La top 3 di Ma che calcio fai? Al terzo posto il Lucano Libutti si divora il possibile gol del pareggio della Triestina da due passi. Al secondo posto, Contini del Pontedera, accecato dal sole, e Gonzales ne approfitta. E al primo posto, nell'assalto finale della Sicula Leonzio, la frittata del portiere e del difensore spianano la strada a Casoli, che deposita in rete il più facile dei gol. We'll be right back.
E la frittata del pacchetto arretrato della Sicula Leonzio si guadagna di diritto il gradino più alto del nostro podio. Tuffiamoci a capofitto nel girone H di Serie D, ripercorrendo risultati e classifica dell'ultimo turno. Serie D girone H, i risultati: Cerignola Gragnano 0-2, Aversa Normanna Cavese 1-3, Pomigliano Molfetta 3-0, Francavilla Gravina 1-1, Frattese Picerno 0-2, Sarnese Taranto 2-3, Potenza Turris 3-1, San Severo Nardò 2-3, Altamura Manfredonia 2-0. La classifica: Potenza 49, Cavese 45, Audace Cerignola 42, Altamura 41, Taranto 38, Gravina 34, Picerno e Nardò 33, Pomigliano 24, Gragnano 23, Sarnese 22, San Severo e Francavilla pari a 18, Turris 17, Frattese 14, Aversa Normanna 13, Manfredonia 12, Molfetta chiude la classifica con 9 punti. E il Potenza riesce ad infrangere la barriera corallina della Turris, cioè riuscendo a racimolare i 3 punti pesantissimi per la lotta a promozione e riuscendo a rimontare il momentaneo vantaggio iniziale della formazione campana. Ci andiamo subito a godere l'ampia sintesi di Potenza Turris. Continua l'inarrestabile marcia del Potenza verso la conquista del campionato. Allo stadio Viviani, rossoblù battono in rimonta la Turris per 3-1, inanellando il sesto risultato utile consecutivo grazie alla rete di Disenso e alla doppietta di Franza, che ribaltano l'iniziale vantaggio dei campani messo a segno da Caso. Al quarto minuto arriva la prima occasione per i padroni di casa col calcio di punizione dalla destra battuto da Pepe. Nella mischia ci prova Franza col sinistro, che però non inquadra lo specchio della porta. Al quindicesimo nuova possibilità per Vincenzo Pepe su calcio da fermo dai 35 metri. Questa volta l'esterno napoletano decide di andare direttamente in porta. D'inverno fa buona guardia. 2 minuti più tardi, Potenza ancora pericoloso grazie al corner di Esposito sul secondo palo per il piattone di Franza, che termina nuovamente sul fondo. Al 18esimo buona azione corale della Turris, che manda al tiro Roghi. La sua conclusione centrale non è un problema per Brezza. Il Potenza tiene in mano le redini dell'incontro, ma al minuto 33 il caso vuole che sia la Turris a passare in vantaggio. Corner dalla destra battuto da Boriello, mischia in area di rigore, risolta proprio dal difensore corallino. Al 39esimo di somma scodella nel mezzo un pallone che sorprende la difesa ospite. Coccia controlla bene, ma cerca un dribbling di troppo e si fa recuperare scivolata da Guastamacchia. Al 43esimo la Turris torna a rendersi pericolosa con una punizione da limite di Roghi. Il suo raso terra lambisce il palo lontano. La prima frazione si chiude così, con la squadra ospite in vantaggio e il Potenza costretto a recuperare. Al quarto minuto della ripresa, Diop recupera un buon pallone che viene girato da Esposito sulla corsia opposta per il tentativo di Bianco. Il suo raso terra incrociare termina di poco a lato. All'ottavo minuto punizione di Pepe, palla dentro per Siclari e deviazione decisiva in calcio d'angolo. Al 17esimo arriva il cambio della provvidenza, fuori un Coccia troppo poco incisivo, dentro Disenso che va a posizionarsi sulla destra con Siclari a sinistra e Pepe centrale alle spalle di Franza. Passano 2 minuti circa e il Potenza trova il gol del pari. Rimessa laterale di Panico per Pepe, controlla e cross sul versante opposto per Disenso, che insacca la prima occasione utile per l'attaccante lucano. Si tratta della sesta rete in meno di 400 minuti giocati in campionato. Sbloccata la situazione per il vecchio leone, la partita si mette in discesa e giunti alla mezz'ora scocca l'ora di Carlos Clay Franza. Il brasiliano prende l'ascensore e salta più in alto di tutti, trasformando in gol un cross proveniente dalla corsia di destra di Pepe e portando i suoi in vantaggio. Al 33esimo la punizione di Esposito trova nel mezzo la testa di Siclari, d'inverno allunga in corner. L'unica occasione degna di nota del secondo tempo della Turris arriva al 41esimo grazie al tiro a giro tentato da Improta appena entrato, che però non crea alcun grattacapo a Brezza. In pieno recupero nel corso del minuto 49, contropiede rosso-blu con Franza, che allarga bene sulla sinistra per Coppola, pallone dentro di nuovo per il brasiliano, doppio passo sul diretto avversario e sinistro imparabile scagliato alle spalle del portiere, e il gol numero 20 in campionato per lui alla 16esima presenza in maglia rosso-blu. La partita finisce qui, arrivano altri 3 punti per il Potenza, che mantiene la Cavese a 4 lunghezze di distanza e spedisce il Cerignola, sconfitto in casa dal Gragnano, a -7. Il Potenza, in una delle sue partite meno brillanti e in una settimana particolare vissuta dal presidente Caiata, trova 3 punti pesantissimi per la classifica e per l'obiettivo finale. E anche in una giornata nuvolosa i tifosi rossoblù riescono a rivedere le stelle.
E grazie all'inzuccata di Di Senso e alla doppietta del solito Carlos Clay, Franza il Potenza si aggiudica l'intera posta in palio contro la Turris e continua a veleggiare in vetta alla classifica, allungando anche nei confronti del Cerignola che è caduto in casa contro il Gragnano. Parliamo subito ovviamente della gara con il nostro ospite Pierpaolo. Pierpaolo, insomma, una vittoria importantissima, non scontata, soprattutto perché come si era messo l'andamento del match, quali sono state le difficoltà di affrontare una Turris che settimana scorsa era riuscita ad imbrigliare a Lamberti la Cavese? Appunto, non lo dimentichiamo. No, è stata una partita difficile, abbiamo avuto difficoltà soprattutto nel primo tempo perché loro ci pressavano molto alti e non riuscivamo a uscire col palleggio dal loro pressing ed eravamo costretti spesso e volentieri a mettere questa palla lunga. Poi sulle palle aeree i loro difensori centrali erano bravi, quindi abbiamo avuto qualche difficoltà a creare occasioni, anche se su calcio piazzato due o tre occasioni l'abbiamo avute, però non abbiamo centrato la porta. Poi il secondo tempo abbiamo alzato un po' il baricentro e pervenuto il pareggio mancava già una mezz'ora abbondante e ci credevamo nella vittoria che poi è arrivata. La chiave di volta della partita, Pierpaolo, forse è stato il passaggio all'inedito 4-2-3-1 ammirato per la prima volta al Viviano in tutto l'arco della stagione e tra l'altro provato in settimana da mister Nicola Ragno, che vedeva Enzo Pepe a fungere da trequartista, tu largo a destra, Sigla e rilargo a sinistra, unico terminale offensivo Carlos Franza. Come vi siete trovati questo modulo e se è stato questo che vi ha permesso di raggiungere i tre punti? Direi bene, visti i risultati direi bene. No, il mister abbiamo provato questa settimana questo tipo di modulo più che altro per dare imprevedibilità vista la dinamicità di Vincenzo Pepe fra le linee. Ci è andata bene anche perché Vincenzo è stato l'autore del cross del mio gol, il passaggio per Carlos, quindi diciamo che è stato un esperimento riuscito. È senza dubbio anche da replicare nelle prossime partite, visti i risultati, come dice il nostro Pierpaolo Di Senso. Avvocato Lofrano, anche tu eri presente allo stadio a vedere la partita, quali sono state le tue sensazioni, qual è l'analisi del match? Allora, per quanto riguarda la partita, naturalmente è stata una partita che il Potenza nel primo tempo non ha trovato il giusto varco, diciamo così. All'inizio era un po' imbrigliata la formazione di Mister Ragno e merito anche alla formazione corallina che ha saputo tenere molto bene il campo, una squadra molto equilibrata. Poi nel secondo tempo è stato decisivo l'ingresso di Di Senso e soprattutto i cambi e anche il cambio di modulo, come dicevi tu precedentemente, ha favorito tutto il potenziale offensivo che la formazione lucana ha, perché naturalmente annoverare tra le sue file giocatori come Franza, Berardino, Pepe, lo stesso Di Senso, Siclari, è un lusso per la categoria e naturalmente questi giocatori vanno soltanto innescati. E quindi la formazione lucana ha sfruttato un'ottima occasione in virtù anche della sconfitta del Cerignola in casa contro il Gragnano. Francesco, parlando tecnicamente e tatticamente, tu che sei ovviamente un tecnico, il Potenza nelle prime apparizioni di questo 2018, vale a dire nelle prime tre gare contro Cavese, Gragnano e Turris, ha subito 4 gol in 3 partite, non sono pochi per una squadra che comunque ambisce al vertice della classifica. Secondo te è calata un po' di attenzione da parte del reparto difensivo perché sono stati tutti gol come magari la palla fatta rimbalzare da Bertolo oppure il posizionamento sbagliato di Diop in occasione del primo gol di Manzo della Cavese, anche l'errore della salita a muro della partita con il Gragnano che non ha permesso a Biancola di tenere la linea. È calato un po' di attenzione e di concentrazione da parte del pacchetto difensivo, però denota anche carattere da parte della formazione rossoblu che è stata sempre chiamata a rimontare il risultato e alla fine è riuscita a portarsi quasi sempre, a parte il pari, comunque un ottimo punto contro la Cavese, il risultato a casa. E intanto consentimi di farti i complimenti per la citazione dotta a fine servizio, come hai citato Dante, nell'uscimo a rivedere le stelle, insomma fa sempre bene un po' di cultura in questo calcio un po' così, diciamo, ignorante. E non è a caso, ti interrompo, non sì, per prenderti, ringrazio ovviamente per i complimenti, dopo ti passo sotto banco. Bravo, la 50 assoluta, euro, ecco, che c'eravamo promessi, però ovviamente a parte gli scherzi
Non è a caso perché servirà appunto per fornire l'assist per parlare dell'argomento di settimana, vale a dire la presunta candidatura del presidente Salvatore Cajata con il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche del 4 aprile. Chiusa la parentesi, ritorniamo certo. A parlare di calcio. Prego Francesco. Per quanto riguarda il discorso dicevi tu sulla difesa, si dice che le difese vincano i campionati, gli attacchi le partite, ma io credo che in questa Serie D non sia vero questo assunto, perché il Potenza mi ricorda un po' l'Inter di Mourinho del triplete, no? Quando le cose si mettevano male, Cruz, Milito, poi chi c'era, Balotelli, Eto'o, e insomma alla fine la partita veniva portata a casa, e quando hai un potenziale di queste proporzioni è chiaro che diventa insomma un po' complicato pensare di non riuscire a ribaltare una partita alla fine contro avversari che possono giocare bene per 40, 50, anche 60 minuti, ma inevitabilmente poi ecco una palla lunga, un cross dalla tre quarti e la giocata del singolo ti cambia la partita anche sotto l'aspetto mentale. Chi subisce una giocata del genere diventa insomma perde colpi. Io ricordo a Picerno quando appunto dalla palla inattiva il Potenza segnò il 3-2 in 10, insomma noi in panchina ci siamo guardati e hanno detto vabbè, che dobbiamo fare di più, insomma è impossibile. Poi dopo, certo che insomma se le disattenzioni vengono reiterate è chiaro che poi gli avversari ne approfittano, quindi credo che siano delle cose, insomma così, dei cali di attenzione anche magari fisiologici, perché comunque c'è tanta pressione, c'è tanta gente allo stadio, poi il pubblico di Potenza non è semplice da avere sia come avversario ma anche come appunto pubblico di casa, perché magari ieri a fine primo tempo insomma persone diciamo a me vicine così mi hanno riferito di mugugni, di insomma frasi e insomma di quant'altro è tipico un po' della cultura, uno di cui parlavamo prima, dell'assenza di cultura calcistica che c'è in queste categorie soprattutto, insomma che è un problema un po' più comune, non è una cosa che riguarda solo la città di Potenza. Fa riflettere l'analisi del nostro Francesco Giuzio con il presidente Sergio Mauro. Presidente, tu ovviamente sei il primo tifoso del Lagonegro, ma anche se sei anche un potentino doc, un grande tifoso del Potenza. Il Potenza era stato costruito davvero come una fuoriserie di questo campionato per ambire al vertice, però sta davvero polverizzando ogni record, soprattutto alla voce gol fatti. Ti aspettavi un andamento così da parte della formazione del Leone Rampante? I nomi e i giocatori che ha in rosa il Potenza poche squadre possono vantarle, non in Serie D ma anche in Lega Pro, perché questa squadra con qualche ritocco potrebbe fare una Lega Pro, non dico a vincere, ma di centro classifica medio-alta. È una squadra completa soprattutto nel reparto offensivo, manca qualcosina nel reparto centrale, al centrocampo. Se avessimo Manzo della Cavese avremmo veramente chiuso, avremmo trovato la quadratura del cerchio per il campionato. In difesa, con l'assenza adesso di Sicignano, non so se Pierpaolo può confortarmi, il rientro dovrebbe essere a breve, a stretto giro di posta dovrebbe essere così. Speriamo sia così. Perché in effetti si sente la mancanza di un difensore esperto, un difensore coriaceo come Sicignano. E il Potenza è una squadra che è la squadra da battere, quindi come il mio Lagonegro, la socia del Lagonegro, anche per il campionato d'eccellenza è la squadra da battere. E stranamente stanno avendo un campionato molto simile entrambe le mie due formazioni del cuore. In vetta per quasi tutto il campionato, hanno avuto un momento di piccola crisi, superata brillantemente. Entrambe stanno marciando, chissà se dovessero vincere entrambe il campionato, a fine stagione facciamo un'amichevole tra la Soccer e il Potenza per vedere tra le due qual è la squadra che gioca meglio e magari la squadra che è più forte. Visto che hai parlato e aperto il tema mercato, Presidente, ti voglio stuzzicare a riguardo anche sull'ultimo acquisto del Potenza, per dire classe 99 Garofalo, ex Salernitana e Modena, tra l'altro sì. Nato da Eziolino Capuano, perché c'è stato anche il vostro zampino nel passaggio sì. Del giovane prodotto campano nel roster del Leone Rampante. Il ragazzo è un ragazzo molto bravo, tecnicamente dotato, anche fisicamente dotato. Poteva andare a Novara,
però ovviamente sarebbe stato, avrebbe firmato un contratto con il Novara per poi essere girato alla società satellite che è la Caratese, per poi avere, giocarsi le sue chance il prossimo campionato. Poi invece è stato provato al Pisa, il ragazzo è piaciuto ed è rimasto al Pisa, ha firmato un contratto fino al 2020 e il Pisa poi ha fatto la stessa cosa, ha girato appunto il giovane Garofalo al Potenza. Mi auguro che possa avere l'opportunità di giocare e di far vedere quanto vale. Sempre a proposito di mercato, avvocato, apriamo un altro piccolo off topic, una mia curiosità, ma è vero che Ezio Capuano per qualche momento è stato l'allenatore dell'Empoli? Beh, a fine giugno io e Ziolino siamo saliti e dovevamo andare a Modena e ci siamo fermati, contattati dal direttore sportivo dell'Empoli, perché volevano parlare appunto col mister, perché il presidente dell'Empoli era fortemente intenzionato a ingaggiare mister Capuano, e la proposta è stata fatta, siamo fermati all'autogrill di Valdarno, lì appunto è stata fatta la proposta di un contratto biennale, una società appena retrocessa dalla Serie A, una squadra forte, pronta per il ritornare nel massimo campionato, e però Eziolino, lo conosciamo come carattere, aveva dato la parola al presidente del Modena Caliendo e ha rinunciato a questa possibilità, a questa sua prima possibilità di allenare in un campionato di Serie B, e sono convinto che comunque se il treno l'ha perso oggi, domani lo riprenderà per poi dimostrare veramente il suo valore. E ce l'auguriamo per mister Capuano, sempre molto legato ai colori rossoblu, che tra l'altro scese proprio a Potenza per la presentazione del suo libro Il mondo di Eziolino, dove davvero si è aperto il cuore per la formazione rossoblu, parlando ovviamente di Leone Rampante, che è chiamato sempre ad alimentare il suo sogno promozione soprattutto dal prossimo match contro il Manfredonia, una partita, Pierpaolo, che da domani preparerete in maniera maniacale, conoscendo il lavoro di mister Ragno, contro un avversario non semplice, perché anche se occupa i posti della zona paludose di classifica, gioca su un campo che storicamente ha sempre messo in difficoltà il Potenza per le sue ristrette dimensioni, e anche con un avversario che, non lo ricordiamo, sempre come il Trade Union con la Turris, vi ha fatto un favore mettendo lo sgambetto alla Cavese, vincendo addirittura Lamberti per 2-0, quindi un avversario da non prendere sotto gamba assolutamente. No, assolutamente, proprio il risultato della vittoria del Manfredonia a Cava di qualche domenica fa sta a dimostrare l'insidia che può portare questa partita, soprattutto in casa loro, loro devono salvarsi, quindi hanno bisogno di punti, magari poi incontrano una squadra forte, la prima della classe, e vorranno riscattare negativi risultati che stanno avendo ultimamente. Anche se, scusami Manuel, Pierpaolo a Manfredonia, se non ricordo male, fece il gol, un bellissimo gol da fuori aria, correggimi se sbaglio, sì, Pierpaolo, sì, sì. Valeva il gol della vittoria, sì, il 2-1, sì. Il 2-1, quindi ha già un buon porta bene Manfredonia, speriamo riporti bene. Un campo fortunato, e speriamo che la cabala possa ripercorrere e far riaccadere nuovamente quanto avvenuto in quell'occasione, che permise a Pierpaolo di portare a casa i tre punti. Doppia trasferta per Paolo, perché dopo il Manfredonia ci sarà anche il match contro l'Altamura. Queste due partite, secondo te, sul punto di vista del campionato, ci daranno qualche elemento in più sicuramente alla corsa verso il salto di categoria, anche perché ci saranno due importanti scontri diretti nella prossima giornata del girone H di Serie D. Soprattutto per gli scontri diretti che ci saranno già domenica fra Cavesi, Altamura e Taranto e Cerignola, magari un risultato positivo a Manfredonia e qualche risultato a nostro favore ci potrà dare qualche altro punto di vantaggio sulle inseguitrici. Però no, se vogliamo già delineare come finire il campionato è ancora molto presto. Francesco, tu che conosci benissimo le dinamiche, conosci tutte le squadre, fungendo anche da match analysis per il mister Pasquale Arleo, vogliamo fare un po' il quadro dei risultati di giornata? Senza dubbio, immagino che il risultato più inaspettato sia stato appunto il tonfo in casa del Cerignola contro il Gragnano, e se secondo te il Cerignola ha quasi bruciato, buttato al vento le possibilità di rimonta nei confronti dei rossoblu, oppure il campionato è talmente lungo che potrà accadere di tutto?
Io credo che il Cerignola non abbia mai avuto seriamente possibilità di vincere il campionato, almeno dal post partita appunto a Potenza, quindi quella scelta di esonerare l'allenatore e di infangare e poi comunque cacciare in malo modo anche dei giocatori importanti, e quella è stata una scelta sbagliata secondo me, perché le squadre si costruiscono a giugno e non a dicembre. E ora hanno cambiato, poi hanno cambiato un altro allenatore, hanno cambiato direttore sportivo, quindi è proprio tutto il progetto che manca. A Cerignola manca la cultura della sconfitta, che poi è quella su cui si costruisce la cultura delle vittorie, e per cui penso che dovranno fare un altro anno almeno di Serie D, a meno che non riescano insomma a farsi valere con i dobloni in sede di ripescaggio nel qualora dovessero fare i playoff, insomma, che è una cosa più verosimile certamente del primo posto. Per quanto riguarda il Gragnano, è una squadra di contropiedisti, si è visto anche contro il Potenza, e l'ho fatto vedere anche a Picerno, è stata una delle poche squadre che è venuta a prendersi 3 punti da noi a Picerno, e quindi giocasse tutte, io fossi nel Gragnano giocherei tutte le partite fuori casa e con Campana squalificato, perché al di là della battuta, però quando il mister Campana è squalificato il Gragnano vince, e ha vinto con noi a Picerno, ha vinto anche a Cerignola, quindi diciamo che il secondo del Gragnano porta bene. Al di là delle battute, avere Gassama davanti, che è un giocatore rapidissimo e comunque una buona organizzazione di gioco frutto di un buon lavoro settimanale, con una squadra che è davvero composta da giocatori molto molto giovani e che magari non hanno un grande trascorso in queste categorie, sicuramente sta facendo un bel campionato, e il risultato di ieri conferma insomma, la sua pericolosità e di contro la fragilità del Cerignola. E con il telegramma di Francesco Giuzio chiudiamo l'ambito del calcio, del rettangolo di gioco, per fare un balzo fuori dal campo, perché notizia di settimana scorsa è stata la bomba sganciata dalla stampa con la redazione torinese che appunto ha avvicinato il presidente Salvatore Cajata al Movimento 5 Stelle. Il presidente Salvatore Cajata ci ha confermato che nella serata di giovedì è avvenuto un incontro a Roma con Luigi Di Maio e Beppe Grillo, massimi esponenti del Movimento Pentastellato, ma ci ha anche confermato che non sono stati soltanto i grillini a provare a corteggiarlo, ma anche gli altri partiti come il PD con Renzi in prima linea, ma anche il partito di Forza Italia, tutti a provare a accaparrarsi il presidente rossoblu per le prossime elezioni politiche del 4 aprile. E a riguardo voglio sentire il parere di tutti i nostri ospiti in studio, partendo però dagli uomini di legge come gli avvocati Mauro e Lofrano. Presidente, voglio capire il tuo parere a riguardo, essendo anche tu un grande tifoso del Potenza. Fermo restando che ognuno è libero di fare quello che meglio crede, di fare le scelte più che ritiene più opportune, però parlando proprio di opportunità in questo momento, candidarsi come presidente, io non parlo, Cajata ovviamente può candidarsi in qualsiasi momento, ma adesso è il presidente del Potenza Calcio, e candidarsi in questo momento, marzo, con un campionato in corso, non so come poi potrà gestire l'impegno delle elezioni, con la presenza che è importante, lo abbiamo visto, un presidente carismatico che riesce a caricare tutto l'ambiente, la squadra, Pierpaolo me lo può confermare, lo spogliatoio, quindi non so se poi necessariamente ci sarà la sua assenza se dovesse candidarsi, perché dovrà fare campagna elettorale, poi se saranno con i 5 Stelle o con qualche altra formazione politica non lo so, però dalle parole che ho ascoltato ieri pare che la decisione l'abbia già presa, cioè quella di scendere in campo. La cosa, da un punto di vista come tifoso del Potenza Calcio, mi dispiace, perché sicuramente questo toglierà tempo e passione e chiaramente vicinanza, presenza proprio fisica del presidente a una squadra che sta lottando per vincere un campionato e tornare una Lega Pro che manca già da troppi anni a Potenza. Quindi mi auguro che il presidente Cajata possa ripensarci, ma credo che la decisione l'abbia già presa. E tra l'altro il presidente Cajata ci ha anche confermato che una volta presa la sua decisione l'avrebbe comunicata ovviamente all'intero popolo rossoblu e non solo, attraverso un'apposita conferenza stampa che probabilmente sarà attesa in settimana. Avvocato Lofrano, sei d'accordo con il tuo collega sull'analisi effettuata a riguardo?
Beh, sì, sicuramente. Non è una scelta facile da parte del presidente. Sappiamo benissimo che la politica insegue gli uomini del momento. Ebbene, Cajata in questo momento è l'uomo del momento, perché chi meglio di lui ha costruito un qualcosa di straordinario nella città di Potenza, ha ridato entusiasmo, è un uomo carismatico ed è proprio per questo che secondo me la decisione naturalmente sarà solo la sua ed è una persona secondo me che è abituato alle sfide, quindi può darsi che vede naturalmente questa come un'ulteriore sfida, un'ulteriore possibilità di far del bene per la sua terra, naturalmente. Però dall'altro lato c'è anche che lui comunque è il presidente del Potenza, rappresenta il Potenza Calcio e come diceva il mio collega, bisognerà valutare tutti gli aspetti, anche la compatibilità dei due impegni per non far venire meno al Potenza quell'impegno e quell'apporto che lui ha sempre dato fin dall'inizio, soprattutto quella carica emotiva e di passionalità, è un vero trascinatore del popolo rossoblù. Quindi dovrà valutare attentamente e naturalmente, come per il Potenza, sicuramente farà la scelta migliore che soprattutto farà gli interessi del Potenza Calcio, questo ne sono sicuro. Francesco Giuzio, voglio sapere anche il tuo pensiero a riguardo, essendo tu potentino e che quindi vivi le dinamiche del capoluogo, questa eventuale scelta rischierebbe di destabilizzare inevitabilmente i delicati equilibri su cui si appoggia in questo momento il mondo sportivo legato al Potenza Calcio? No, questo non lo so, per carità, come dicevano prima sia il presidente Mauro che l'avvocato Loframo, ognuno gestisce la sua vita come meglio crede. Io penso che si deve solo comprare una televisione, non so se la nuova è in vendita, perché così diventa come Berlusconi in tutto, diciamo così, squadra di calcio, politica e una TV e siamo a posto. Io credo che c'è un momento per tutto nella vita di ognuno di noi. Personalmente, così, se dovessi dare un giudizio, direi che non è questo il momento giusto, anche perché il troppo storpia, diciamo. Pierpaolo, ovviamente non voglio chiederti il parere sul presidente, ma voglio capire più come gestite questa notizia all'interno dello spogliatoio. Lasciate che vi scivoli di dosso pensando soltanto al campo con il mister che cerca anche di ovattare la squadra da queste notizie extra calcistiche che rischiano magari di portare anche un po' di distrazione all'interno del gruppo, dell'ambiente. Ma sinceramente ne abbiamo parlato pochissimo, anche perché i componenti della squadra, essendo la maggior parte non di Potenza, non lucani, quindi diciamo che Non votano. non votano e forse ancora non l'hanno presa seriamente questa Ci cosa. sarà un cambio di residenza importante nel comune di Potenza, prevedono in Magari questi tra poco mesi. diventeranno tutti potentini per poterlo votare. No, è una cosa che onestamente non ci ha distratto, anche perché come ti ho detto ne abbiamo parlato proprio poco, quindi non ci ha distratto, anche perché noi dovevamo pensare soltanto al campo. Il presidente fino adesso non ha mai sbagliato niente, non ha mai sbagliato una mossa. Quindi le sue decisioni decide lui cosa vuole fare. L'importante è che non tolga tempo a noi e che sia presente come lo è stato fino adesso. Ma nel caso, se dovesse essere la tua preferenza, sarà sicuramente per lui. Non posso fare altrimenti. Cerchiamo di stemperare ovviamente con il sorriso, perché questo è l'obiettivo della nostra trasmissione. E allora chiudiamo anche la nostra pagina dedicata alla politica nel calcio della nostra puntata per ritornare soltanto al calcio giocato e sul campo, restando ovviamente in tema di senso, perché ci andiamo a godere tutta la carrellata dei gol messi a segno in questa stagione dal nostro Pierpaolo con tutto il repertorio del Bomber di Bella con la goal compilation di Pierpaolo Di Senso Press to Play.
da stropicciarsi gli occhi i gol realizzati dal nostro Pierpaolo Di Bella, Pierpaolo Di Senso, perdono, il bomber Di Bella, questo era tutto il suo repertorio. Prima ovviamente di parlare del tuo andamento in rosso-blu, voglio subito che ci sveli quell'esultanza. Devi fare per caso un annuncio, per caso di diventerai papà? Sì, fortunatamente sì, prima di Natale abbiamo avuto questo bel regalo. Tanti auguri e congratulazioni. Bocca al lupo, grazie. Allora. Grazie. Proseguirà la dinastia dei Di Senso, cercando ovviamente di produrre un altro bomber con il DNA da terminale offensivo nel sangue. Ancora congratulazioni, Pierpaolo. Grazie. Senti, parliamo ovviamente di quel gol. Sei salito in cielo con l'ascensore alla Carlos Franza, addirittura sei saltato più in alto di lui, no, per impattare quel pallone. È impossibile, non ce la farei mai. Sì, ho visto Vincenzo che si stava preparando per mettere la palla in mezzo e con il destro la palla poteva rientrare soltanto e non andare oltre quella parte, quella zona di campo, e quindi ho detto aspetto qua, vediamo se sbatte, è sbattuta in testa, quindi meglio così. Numeri da record, un gol ogni 66 minuti, pensate, 6 reti in appena 400 minuti giocati, vale a dire 4 partite e mezzo, davvero numeri da record quelli di Pierpaolo, ma numeri che comunque sono confortati anche dal fatto che è difficile giocare poco e poi farsi trovare pronti, perché magari ci poteva essere anche l'alibi, magari non si è riscaldato, non si è entrato in partita, e in quelle occasioni è più facile sbagliarle che buttarle dentro. Questo il tuo segreto, la fame, farti trovare sempre pronto e nel momento giusto? Purtroppo quando fai parte di una squadra composta da 25 calciatori e il tempo per giocare è poco, devi sfruttare al meglio tutte le occasioni. In questo momento mi sta capitando che come entro segno, gioco poco e segno, entro bene, quindi sono contento per questo. Poi ripeto, se ti trovi in uno spogliatoio del genere devi sfruttare tutte le occasioni al massimo. Soddisfatto per i numeri che stai racimolando? In settimana ci siamo anche divertiti con la nostra redazione a snocciolare un po' di numeri sul nostro quotidiano cartaceo della Nuova del Sud, addirittura abbiamo scomodato paragoni importanti, un gol ogni 66 minuti, meglio di Siclari, meglio di Franza, ma anche meglio di Cardi e Immobile. Infatti, mi hanno preso in giro per tutta la settimana nello spogliatoio. Però certo, fa piacere, ripeto, quando hai davanti dei compagni di squadra, gli attaccanti come Franza, Siclari, non puoi fare altro che lavorare tutta la settimana al meglio e farti trovare punto in tutte le occasioni. Ti è piaciuta la goal compilation che ti abbiamo realizzato? Bella come al solito. Allora chiudiamo l'argomento potenza, dal Leone Rampante passiamo alla Leonessa della Lucania, perché sorride anche il Picerno, che ha centrato una vittoria non semplice su un campo difficile come quello di Fratta Maggiore. Allora ci andiamo a godere subito la sintesi di Frattese e Picerno grazie al servizio di Claudio Buono. Prima Tedesco in apertura al quarto minuto, poi Romano al 94esimo. Il Picerno, con i gol dei suoi attaccanti e con Romano in rete 7 minuti dopo il suo ingresso in campo, fa il colpo esterno al Vallefuoco di Mugnano di Napoli, contro una Frattese che va sempre più giù. Al secondo minuto, aggressa per Capitano Esposito, tacco per Tedesco, stop e tiro da Sotella con la palla che colpisce il palo, ma viene segnalato un fuorigioco molto duro. Al quarto, il vantaggio del Picerno. Recupero palla in difesa picernese. Sfera che arriva sulla sinistra per Caponero, che si fa praticamente tutto il campo e diventa imprendibile. Palla in mezzo, stop e tiro con la palla indirizzata all'angolino del Tedesco per il vantaggio del Picerno. Secondo gol in due partite per il numero 9 della Leonessa della Lucania. Al nono, Cassandro per Francesco Esposito, stop e tiro deviato in angolo. Al 21esimo difende palla Esposito, indietro per Cassandro, insidioso tiro da Sotella e palla di poco fuori. Al 29esimo fallo su Crucitti, sulla battuta in Pagliazzo, ma Amato blocca in due tempi. Al 37esimo Esposito fa tutto da solo, tiro di Tedesco e para ancora Amato. Dopo un minuto di recupero, squadre negli spogliatoi al duplice fischio di scarpa della sezione di Collegno. Sessi 22 in campo nella ripresa. Prova il raddoppio la squadra di Arleo. Al quarto Crucitti per Capitano Esposito. Stop e raso terra con Amato che blocca ancora in due tempi. Al 22esimo fa tutto da solo Esposito, ma la sua conclusione non è precisa.
botta di Capitan Esposito al 31esimo, ma si oppone Amato. Al 41esimo tiro di Caponero, respinto, gol di Tedesco, ma la realizzazione viene annullata per un fuorigioco. Al 4° minuto di recupero Romano contrasta Conti in area, che colpisce la palla col braccio. Rigore e trasformazioni di Romano, che gonfia la rete e mette la sua prima firma con la maglia del Picerno. Esulta il Picerno, importante vittoria per la Leonessa della Lucania. Domenica, al Curcio, il terzo derby del campionato. Arriva il Francavilla di Mister Lasic. Con il più classico dei risultati all'inglese, il Picerno supera la Frattese e continuando ad alimentare la sua rincorsa verso il sogno chiamato playoff. Francesco, partiamo subito dal match, una vittoria importante contro un avversario che non bisognava prendere sotto gamba assolutamente, su un campo difficile comunque come quello di Frattamaggiore. Sì, nel girone di ritorno poi è sempre complicato andare a vincere fuori casa, specie magari in Campania dove si trovano anche degli ambienti un po' diciamo così focosi. Non è il caso di Fratta, perché la Frattese in realtà la squadra seguita dai tifosi, diciamo dalla città, è in eccellenza. E infatti avete visto anche dalle immagini che giocavamo in un campo di periferia a Mugnano di Napoli, e quindi diciamo al campo c'erano più persone dentro il campo che sugli spalti, questo è sicuro. È stata una vittoria meritata, importante, diciamo. Una partita scivolata via in controllo, abbiamo trovato subito dopo 5 minuti il gol del vantaggio e poi siamo stati bravi a gestirla senza rischiare niente di particolare. Alla fine 8 minuti di recupero, insomma un'eternità, però insomma ci è andata bene, abbiamo anche arrotondato il punteggio e siamo andati a rimpinguare la casella dei gol fatti, mentre quella dei gol subiti rimane la miglior difesa appunto del campionato, oltre che alla migliore difesa in trasferta, quindi insomma sono dati che ci fanno ben sperare, 4 partite senza subire gol e la strada è quella giusta. Sappiamo che provare a entrare nei playoff vuol dire fare la lotta con squadre come Taranto e Gravina, che insomma certo non possono essere accostate per bacino d'utenza, per budget al Picerno, però la società ci crede, noi ci crediamo, anche l'ingaggio di Crucitti, che è un giocatore importante per la categoria, e il ritorno di Emanuele Tedesco, insomma, sono segnali importanti per provare a fare questo miracolo. Numeri eloquenti che testimoniano la bontà del progetto Melandrino, un 2018 che è iniziato nei migliori dei modi, un girone di ritorno iniziato alla grandissima per il Picerno, 7 punti in 3 partite con l'esordio di questo nuovo anno solare su un campo difficilissimo contro la formazione più in forma del campionato, del tuo mentore forse, sì, mister Giacomarro, e poi le 2 vittorie consecutive con Pomigliano e Frattese. Sì, ma San Severo siamo usciti con l'amaro in bocca, perché il pareggio ci ha dato stretto sicuramente per le occasioni create e per come abbiamo impensierito Patania, che ha fatto veramente una partita strepitosa. Ma ce l'aspettavamo, conoscendolo io personalmente da più anni, e comunque avendo anche lui giocato l'anno scorso a Picerno. E poi dopo con Pomigliano e appunto Frattese, insomma, sono state 2 partite complicate per diversi motivi. La prima col Pomigliano, perché comunque è una squadra che gioca bene a pallone, è una squadra che comunque ha 24 punti in classifica, quindi diciamo naviga in quella zona di tranquillità, per cui può permettersi anche di rischiare qualcosa in più durante il corso della partita. E con la Frattese invece, perché è una squadra comunque affamata di punti e che deve lottare per salvarsi, e quindi insomma vittorie importanti, soprattutto ci mantengono in scia del Taranto, che ha fatto 4 vittorie consecutive, e ci fanno rosicchiare 2 punti in classifica visto il pareggio del Gravina a Francavilla. E sappiamo che ci giochiamo tutto in casa, perché ora abbiamo doppio turno casalingo con Francavilla e Nardò di fila appunto nelle prossime 2 giornate, poi a Picerno comunque dovranno venire Taranto, Altamura, Cerignola. E, insomma, sarà là che si giocherà un poco la griglia playoff, credo.
Avvocato Lofrano, voglio capire il tuo parere sul Picerno, perché nella formazione melandrina militano diversi tuoi assistiti e quindi voglio capire il parere sul Picerno, come sta andando il rendimento degli assistiti che detieni in procure, se ci parli anche della neonata LG Procure Sportive. Sì, allora il Picerno a mio parere ha fatto davvero un ottimo mercato dicembrino. Valutiamo anche che naturalmente operare a dicembre non è facile, perché il mercato dicembrino è sempre difficile, non tutti i giocatori vogliono spostarsi e quant'altro. E a mio parere ha fatto naturalmente dei buoni innesti, soprattutto sostituendo quei giocatori che non avevano reso quanto come le aspettative praticamente. Mi riferisco a Cruz, Conti e altri giocatori che non hanno dato quel qualcosa che l'allenatore Arleo e tutta la dirigenza melandrina si aspettavano, però li hanno sostituiti degnamente con Romano, Crucitti e soprattutto il Picerno ha quel mix di giovani e di giocatori di esperienza tali da renderla una squadra molto equilibrata. Io personalmente ho accompagnato alcuni miei assistiti lì a Picerno, sono i vari Claps, Sinisgalli, Romagnello, facendo delle operazioni di mercato molto importanti per i ragazzi, perché gli abbiamo dato la possibilità di mettersi in mostra in un campionato difficile e soprattutto li abbiamo portati in una società che è un fiore all'occhiello per la Basilicata e per tutto il movimento calcistico, in quanto società molto seria e soprattutto garantisce a quella propensione, quella voglia di far crescere anche i giovani e soprattutto Lucani, che questo ben si sposa con il progetto di LG Procure Sportive, di cui io sono il fautore insieme ad altri due legali, Valerio Martinelli e Gianmarco Blasi, e questo è stato proprio un po' il diktat, l'obiettivo che noi ci poniamo, ossia quello di valorizzare soprattutto i giovani del nostro territorio, che a mio avviso ce ne sono tanti di giocatori bravi, giovani che possono emergere, soltanto bisogna dargli quella strada, aprirgli quelle porte che casomai anche con un pizzico di fortuna li possono portare ad emergere in palcoscenici importanti, perché ripeto, non hanno nulla in meno di altri ragazzi che vengono dalle province campane, pugliesi o quant'altro. Quindi per una volta viva il Made in Lucania. Da un uomo di mercato ad un altro, passando con il presidente dell'Agonegro Sergio Mauro. Presidente, voglio sapere il tuo parere riguardo alla formazione di mister Pasquale Arleo, se ti aspettavi un andamento del genere, un rendimento così importante per la formazione melandrina, e tu da uomo di società, se alla base di questo successo c'è appunto una solida e strutturata organizzazione del club, e tra l'altro ci puoi svelare anche un piccolo retroscena di mercato legato a un ex Picerno come Conti, che ha militato e affrontato il suo passato nel match di ieri con la sua Frattesi. Come sempre, Manuel, quando c'è una società alle spalle, una società seria, ben strutturata, i risultati gioco forza emergono sempre. Alle spalle del Picerno c'è una società ben preparata, ben attrezzata, che già sta facendo bene non solo da quest'anno ma da diversi anni, e oggi sta raccogliendo i frutti di questo lavoro. La squadra, io ho visto la partita purtroppo dove il Potenza ha perso sciaguratamente per 5-3, è una squadra tosta, una squadra ben messa in campo, che gioca con cattiveria. Forse in quella occasione Potenza gli è venuto meno questa cattiveria agonistica, e nonostante fosse in vantaggio per 2-0, si è fatto recuperare, ritornata in vantaggio, ha perso la partita proprio perché Picerno voleva fortemente vincerla, e quindi una società che farà bene, sta facendo bene, continuerà a fare bene, e il campionato io penso che arriverà nella griglia playoff per potersi giocarsi questa chance, una chance importantissima per un paese ovviamente piccolissimo che possiamo considerare come periferia di Potenza. L'esperienza insegna come a Verona ci siano realtà, quartieri che emergono e magari fanno bene anche meglio della squadra di riferimento. Mi auguro che non sia così ovviamente in questo caso per Potenza, che Potenza possa andare in Lega Pro e Picerno si possa giocare le proprie chance nei playoff. Per quanto riguarda
la vicenda Condi. Condi era un giocatore che era stato già a Picerno e si era promesso in sposa, diciamo, doveva convenire a nozze con la socera Lagonegro, e per ben due volte ci ha dato l'ok, poi per ragioni, forse per motivi familiari, ha preferito rimanere in Campania e si è accasato, se non ricordo male, proprio con la Frattese, che è stata la squadra che il Picerno ha incontrato proprio ieri. E sliding doors del calcio, ma anche dei trasferimenti del mercato. Pierpaolo, per restare sempre ovviamente in tema Picerno, tu che hai indossato la maglia della Leonessa della Lucania e l'hai affrontato ovviamente nella debacle che diceva prima l'avvocato Sergio Mauro, unica sconfitta tra l'altro del Potenza, questo Picerno secondo te dove può arrivare? Come detto prima da Francesco Giuzio, gli avversari sono ovviamente ostici, complicati per la lotta ai playoff, ma soltanto alla luce del budget speso dai rispettivi club, con il Picerno che ovviamente ha potuto contare su un fondo molto molto inferiore rispetto alle più blasonate Gravina, Taranto ed Altamura. Ma secondo te ci sono tutti i mezzi, i presupposti per provare a lottare per la griglia post-season dei playoff? Ma assolutamente sì, io l'ho sempre detto, a Picerno si lavora bene, si lavora tranquillamente, si può crescere. E loro stanno facendo un campionato, un buonissimo campionato. E sfortunatamente il Taranto non sta perdendo più una partita, quindi non riescono a recuperare qualche punto sulle loro dirette concorrenti. Però secondo me il Picerno se la può giocare fino alla fine, e il mercato che hanno fatto dimostra la qualità, il livello della qualità che è arrivato il Picerno, perché gli innesti di Crucitti, di Romano e poi con l'arrivo di Tedesco, che è sempre una sorpresa, possono raggiungere l'obiettivo. Ecco Pierpaolo, hai citato il Taranto, proprio la formazione ionica e il Picerno possono senza dubbio fungere da importanti arbitri e giudici di questo campionato, magari rischiando di levare punti proprio alle formazioni in lotta per la promozione. Sì, sicuramente Picerno e Taranto, Gravina, Nardò sono le squadre che comunque fra virgolette potrebbero farci qualche favore, ma il campionato è lungo e sarà duro fino alla fine, perché chiunque vuole raggiungere i propri obiettivi, chi i playoff, chi la salvezza, quindi ogni partita sarà difficile per tutti. E siamo dunque nella settimana del primo derby lucano del girone di ritorno, con il Picerno che ospiterà il Francavilla. Da domani, Francesco, subito testa alla formazione sinnica. La chiave ovviamente della partita sarà la gara a scacchi tra due fini strateghi del calcio come Pasquale Arleo e mister Lazic. Sì, oltre che strateghi anche due amici, quindi insomma non hanno segreti l'uno per l'altro. Partite come queste si preparano da sole, nel senso che le motivazioni ci sono già, insomma tutti vogliamo uscire imbattuti in questa stagione dai derby lucani, e ci teniamo a fare bene, anche perché il Francavilla è una squadra magari in difficoltà a livello di punti, però poi ha dei giocatori che possono in qualsiasi momento insomma risolvere la partita, con Pigelli che è una forma strepitosa, insomma, ed è richiesto anche in Serie C, insomma, chissà se si fermerà a Francavilla oppure se la famiglia Cupparo lo lascerà partire. Poi magari sperate che vada via in settimana, così. Beh, non lo sì, ritrovate. Sì, pure un'influenza, non è che deve andare forza via, l'influenza che non gira. È una brutta epidemia. al di là delle battute. Ci auguriamo di poter portare avanti questa serie di risultati e poi arrivare alla partita con Nardò, in cui comunque anche lì, ecco, le motivazioni vengono da sole, un po' per la storia del ricorso, un po' per i fatti di Coppa Italia che hanno visto protagonisti in negativo i pseudo tifosi del Nardò, insomma, in trasferta distruttiva a Picerno, quindi insomma saranno due settimane belle piene di adrenalina. Speriamo di uscirne con 6 punti nella tasca. Ecco. E questo doppio confronto casalingo che attende il Picerno ci darà sicuramente qualche elemento in più per capire cosa vorrà fare da grande la formazione di Patron Curcio. È la settimana del derby, quindi dobbiamo parlare anche dell'altra faccia della medaglia, quella
triste, non felicissima, del Francavilla, che ha visto svanire all'ultimo, nei minuti finali, tre punti fondamentali contro un ostico Gravina, anche per un presunto tocco di mano di Hernan Molinari, che ha davvero mandato su tutte le furie la società sinica. E sarà anche il momento del moviolone, perché cercheremo di capire cosa è accaduto insieme a tutti i nostri ospiti in studio. Ma intanto ci andiamo a godere la sintesi di Francavilla Gravina grazie alle immagini al servizio di FBC Channel. Allora, tutto pronto, si comincia al Fittipaldi di Francavilla Insigni. Occhio a Volpicelli, palla tagliata a cercare Marino, e poi l'Oliva è bravo e mette palla in corner, ma palla tagliata l'Oliva e Marino, palla alta, ma che palla gol ancora una volta per il Francavilla. Punto di Simone Caruso, va da Molinari, 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 palo di Molinari per Riva Salatino. Molinari. Palla per Molinari al lato. Gnocchi a Gassama, qui c'è spazio adesso per il numero 8 del Francavilla. Palla sul secondo palo, Ruffalo, l'Oliva cosa ha fatto? Quindi Volpicelli, ancora Volpicelli, al limite il tiro, e poi c'è il gol del Francavilla. Non è bastato il miracolo di l'Oliva. Gravina che ha sprecato, Francavilla che trova il vantaggio. Cercare Jonut, Di Giorgio male, Filip, 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 palla! Ancora Volpicelli alla battuta del corner, la palla sul primo palo, brivido per il Gravina. Calcio piazzato per il Gravina. Parte Balzano, tiro direttamente in porta, traversa! Parte Mbida, balza l'altro palo. Salatino prova a farsi spazio. Salatino, palla di ritorno per Mbida in aria. Mbida prova a incunearsi. Mbida, la palla al centro dove ci arriva Molinari. Ennesima traversa per il Gravina. Pazzesco quello che stiamo raccontando quest'oggi. Filip lo salta a secco, che ha Emilio Volpicelli, va sul destro, tiro al lato del direttore di gara. E quindi Molinari, 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 Molinari! Hernan Molinari, la firma del puntiero, il Gravina trova il pareggio con la zampata di Hernan Molinari! È stato bravo di Ninno a crederci, in pressione sul numero 15 del Francavilla. Trovare Di Ninno, bene per Molinari, che prova ad apparecchiarsela, va al tiro! E poi la palla sfiora il palo. Largo c'è però il numero 17, Sarcone. Sarcone, il lancio per il Francavilla. Poi questo tiro che termina alto per Gava. Gava la manda in avanti dove c'è Molinari, che la prolunga per Caruso. Caruso in aria. Caruso, Caruso, Caruso. Prova a piazzarla ancora Caruso. Due volte sbaglia Caruso. E allora termina qui, pazzesco, la gara del Fittipaldi, termina col punteggio di 1-1. Ed è accaduto davvero di tutto nel match del Fittipaldi tra Francavilla e Gravina, 1-1 il risultato finale. Partiamo con Pierpaolo dell'analisi del match. Voi che il Gravina l'avete affrontato già in due occasioni, perché avete disputato la gara sia casalinga in Coppa Italia che quella in campionato, che quella in trasferta in Coppa Italia, un Gravina che comunque è ben allenato da mister De Leonardis e che si è anche ulteriormente rinforzata con l'arrivo di Hernan Molinari, tra l'altro cugino di un tuo compagno di squadra come Leo Guaita, e si attende soltanto il derby in famiglia della gara tra Gravina e Potenza, quindi un avversario ostico per il Francavilla, che nonostante il presunto tocco di mano di Molinari, che dopo vedremo nel nostro moviolone, però sembra almeno un risultato giusto, perché il Gravina ha creato molti grattacapi alla difesa sinica. Sì, 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 assolutamente, il Gravina è una squadra difficile da affrontare, una squadra che ha una grossa qualità, è una squadra quadrata, poi ha aggiunto a dicembre la ciliegina sulla torta come Hernan Molinari, che è un attaccante importante per la categoria. Sarà difficile per chiunque affrontare il Gravina. La partita di ieri penso che il risultato sì, sia giusto, anche perché viste le occasioni fra pali, traverse che ha colpito il Gravina, penso che meritava il pareggio, anche se pareggiare con quel fallo di mano è clamoroso, sì, lascia un po' l'amaro in bocca e fa innervosire giustamente tutto il Francavilla.
Allora, ce l'hanno chiamato i nostri ospiti con l'aiuto della regia. Andiamo a rivedere dunque l'episodio del presunto tocco di mani di Hernan Molinari. Qui c'è anche la complicità dell'errore commesso da Pagano nel rinvio, anche un pizzico di sfortuna. Voglio subito interpellare i nostri ospiti partendo da un protagonista del campo come Pierpaolo Di Senso. Ecco, qui vediamo il replay. Sicuramente l'inquadratura non ci aiuta perché Molinari è di spalle, però quel pallone sembra davvero portato con la mano. Sì, sì, ma si vede subito, anche senza replay, si vede subito che la palla cambiava direzione dopo aver colpito il braccio, quindi era un gol assolutamente da annullare. Vero che l'arbitro è anche lontano dall'azione di gioco ed era anche coperto magari dai difensori del Francavilla, però è una svista proprio clamorosa. Ci sono state altre riprese da dove si vede da dietro, dove è evidente proprio col palmo della mano il esatto, giocatore stoppa la palla e se la giusta per tirare in porta. Sì. Sentito anche il parere del presidente Sergio Mauro Francesco, qui magari l'assistente dell'arbitro non poteva notare qualcosina in più? A meno che non è calcio gaelico, quindi che si gioca con le mani e con i piedi. Non lo so, però gli arbitri se fossero bravi insomma sarebbero in Serie A, quindi magari forse l'uso di un drone anche per sì, le partite di calcio potrebbe essere un'idea. Una VAR dilettante. Abbiamo una visione dall'alto, quindi sono errori gravi che poi magari ti costano un campionato, perché due punti Francavilla possono fare la differenza da qui alla fine, magari tra disputare i play-out e salvarsi in maniera diretta, insomma. Sono episodi che comunque ogni settimana capiteranno, no? La settimana scorsa c'è stata una grande polemica a Gragnano appunto per il rigore e l'espulsione, questa settimana c'è questo episodio, ma ce ne sono tanti altri. Certo anche se Francesco, scusami, a Gragnano io c'ero, effetti sul tiro di Leo Guaita il difensore ha chiuso praticamente la porta, una bomba tirata da Leo Guaita e con la mano e la gamba dopo ha evitato che il pallone finisse in rete, quindi l'arbitro comunque era appostato molto bene perché stava a 3 metri dal sì, no, ma io non entravo nel merito dell'episodio, dicevo solo delle polemiche che comunque ci saranno sempre perché fanno parte del gioco, insomma ci sono in Serie A con la VAR, quindi figurarsi non possono esserci in Serie D. Certo è che il Gravina ha dato via Picci, che era un volpone, ha preso Molinari, che insomma dimostra di essere anche lui insomma una piccola fox, un bel furbo, sì, esatto, e quindi insomma gli è andata bene, speriamo che poi alla fine si compensano questi favori, questi presunti favori arbitrali, quindi insomma alla fine è il campo che decide, 1-1, e vuol dire che era giusto così. Ad onor di cronaca, settimana scorsa abbiamo, senza però riaprire poi ovviamente l'argomento, giusto un passaggio veloce, abbiamo analizzato ampiamente l'episodio del calcio di rigore contestato dal Gragnano contro il Potenza, tra l'altro proprio con uno dei protagonisti, vale a dire Leo Guaita, autore del tiro che poi ha portato al presunto tocco di mano di Gatto del Gragnano. Tra l'altro c'era anche una tua conoscenza come tuo fratello. Ah, sì. No, okay. Sì, sì, sì. Salutiamo Leonardo Giuzio, segretario organizzativo del Potenza. Quindi chiudiamo l'argomento ovviamente del calcio di rigore di Gragnano, e lì l'abbiamo rivisto 30-40 volte e comunque qualche dubbio c'è. Resta, perché tocca prima comunque, per onor del vero, tocca prima comunque il ginocchio e poi il braccio di Gatto, però quella ormai è passato. Pensiamo a quello che sta accadendo, perché voglio ritornare sull'episodio, rivediamolo per l'ultima volta perché voglio capire anche il parere della avvocato Lofrano, perché rispetto a quello di Gragnano l'abbiamo visto 30-40 volte e magari il dibattito poteva ancora proseguire. Qui invece è qualcosa di clamoroso, perché anche il rimpallo, avvocato, poteva aiutare, perché dopo lo scontro con Alvigini che respinge la sfera come diceva anche il nostro Pierpaolo Di Senso, sì, cambia completamente direzione, andando, poi ritorna magicamente sul destro dell'attaccante. Quella, si poteva intuire, se anche eccolo qui perché il pallone sta uscendo sulla sinistra, lui lo ritocca col braccio e gli va a finire sul destro. Assolutamente sì, non c'è nemmeno bisogno di rivederlo più e più volte, il pallone chiaramente stava prendendo la direzione di sinistra, lui con un leggero
tocco con la mano sinistra, se l'hai spostata sul destro e ha facilmente calciato in porta trovando la rete. È pur vero che rivedendo la partita il Gravina ha colpito tanti pali e tante traverse, però non è questo il modo per una compensazione giusta. Poi Giuseppe, sei un esperto di queste cose, perché tu, lui gioca con noi nel team forense e ha nelle sue corde proprio queste giocate di mano, di portarsi vizio, di portarsi il pallone avanti. È un volpone d'area di rigore, sì, anche sì, l'avvocato, sì, Lofrano, tu, alla Rai. Quindi sai che cosa stia parlando. Mi hanno parlato bene pure dell'avvocato Mauro. Dire che giochiamo insieme con cose producente qui in questo caso. Vogliamo sapere i ruoli a questo punto. Dove... Beh, Peppe è più vicino alla panchina ed è un difensore. Invece io Sergio invece, è un po' la ferma. Non a caso sono seduto a fianco a Di Senso, sono un bomber, quindi... Sì, praticamente due una boa. Bomber vicino, ecco. È una boa immobile che sì, sta davanti. Ecco. No, praticamente questo è l'apporto di Sergio Mauro al team forense. Però abbiamo detto che è una grande tecnica, Presidente, onore del vero. Squisito bagaglio tecnico dunque per il presidente Sergio Mauro. A parte gli scherzi, chiudiamo anche l'argomento Francavilla, perché dobbiamo aprire anche la parentesi a proposito del Lagonegro sul campionato di eccellenza. Chiudiamo con Francesco Giuzio, perché l'abbiamo detto, è la settimana del derby. Dopo questo episodio arriverà un Francavilla arrabbiato? È il peggior momento, forse è il miglior momento di affrontare la formazione di mister Lazic? Allora, ripeto, queste sono partite che si preparano da sole, quindi o arriva una squadra come il Potenza che è a pieno, magari a punteggio pieno, quasi in classifica, oppure arriva una squadra in difficoltà come Francavilla, insomma non c'è nemmeno bisogno di spendere parole particolari, perché in campo i giocatori entrano già con l'odore del sangue nelle narici, no? Quindi vogliono azzannare l'avversario e appunto averla vinta. Speriamo che il Francavilla si possa riprendere, ma dalla prossima settimana, non domenica, dalla prossima giornata. E allora ce l'auguriamo, certo. Dalla prossima o da quella ancora, noi comunque vogliamo il bene di tutte le lucane impegnate, però è certo un derby, qualcuna dovrà pur vincere, l'altra inevitabilmente dovrà perdere, tranne se non vi dividete l'intera posta in palio, un punto ciascuno magari. No, in questo caso un punto ciascuno fa male a tutti e due, abbiamo bisogno di 3 punti. Allora chiudiamo l'argomento dedicato al girone H di Serie D per aprire la parentesi inerente al massimo campionato regionale, vale a dire quello di eccellenza. Con l'aiuto della regia ci ripercorriamo i risultati e la classifica dell'ultimo turno, mentre parliamo ovviamente con l'avvocato e presidente Sergio Mauro del risultato tennistico di ieri. Presidente, non è il primo. Però il risultato non deve ingannare, perché il Vitalba, allenata ottimamente da mister La Capra, è un'ottima formazione che sta disputando davvero un ottimo campionato e che ha fermato anche le grandi di questa categoria. Allora, ogni partita ovviamente ha una storia a sé, ogni partita è difficile, questo vale per l'eccellenza, vale per la Serie D, vale per qualsiasi categoria. Noi abbiamo una squadra, soprattutto da un punto di vista tecnica, molto valida. Infatti quando giochiamo su un campo sintetico possiamo esprimere il meglio, non a caso quei pochi risultati negativi sono stati fatti proprio in campi un po' particolari, tipo Senise, e altro, se non ricordo male qualche altra partita dove il campo ci ha dato filo da torcere, proprio perché siamo una squadra tecnica. È un campionato bello, avvincente, siamo stati quasi sempre in testa, lo continuiamo a essere, anche se il Rotonda ha una partita in meno rispetto a noi insieme a Melfi. Infatti quando ci sarà la sosta per quanto riguarda la Soccer Lagonegro, ci sarà proprio la partita Rotonda-Melfi, che dirà se il Melfi può rientrare ancora in gioco per la promozione diretta, oppure in caso di un pareggio o di vittoria da parte del Rotonda, penso che il Melfi vedrà finito il proprio campionato per quanto riguarda appunto la lotta al vertice. Due cose al volo, Presidente, perché poi siamo arrivati proprio agli sgoccioli, al momento dei saluti. Settimana prossima quindi l'obiettivo è dare continuità alle ottime prestazioni snocciolate dall'ottimo tecnico mister Pinuccio Camelia, ma anche continuità di risultati. Dove sarete impegnati nella prossima gara e dove vuole arrivare il tuo Lagonegro? Qual è l'obiettivo futuro di questa formazione? Beh, il prossimo obiettivo futuro è il Lavello, quindi
quindi c'è la partita di Lavello che non è una partita facile. Tra l'altro milita anche nei playoff. E tra l'altro, è un campo anche ostico, riallacciandomi al discorso di prima, è un campo misto erba terra, quindi con falsi rimbalzi, una squadra che gioca solo con palla a terra e non con lanci lunghi può essere messa in difficoltà. Però abbiamo veramente una squadra quadrata in ogni settore, anche se da un po' di domeniche giochiamo in difesa senza un centrale molto forte quale Pasquale D'Arienzo, giocatore che ha conosciuto anche la Serie C e che in questo campionato ha fatto vedere il suo valore, però purtroppo è stato oggetto di vari infortuni e quindi è venuto meno nel corso del campionato per diverse partite. Però fino alla fine credo che la Socer insieme a Rotonda, al Grumendum, anche se adesso è distante 5 punti dalla vetta, insieme anche allo stesso Melfi, si giocheranno alla fine la vittoria del campionato. Poi se dovesse vincerlo, come mio auguro, me lo auguro, dovesse vincerlo la Socer Lagonegro, faremo la Serie D al Lagonegro. Se Lagonegro vorrà fare la Serie D, se Lagonegro non vorrà fare la Serie D, allora poi ci guarderemo attorno e verremo e vaglieremo le soluzioni più opportune per questa squadra, perché merita di avere un seguito, sia il mister Camelia che merita di allenare in Serie D, anche se non so per quale motivo non ha ad oggi mai allenato, pur essendo l'allenatore in Basilicata il più vincente, correggimi se sbaglio Manuel. No, giustissimo, i misteri del calcio alla fine. Pierpaolo, tu che campionati di eccellenza ne vinti come anche tanti, questo viene descritto forse da tutti gli addetti ai lavori come il campionato più difficile che si sia mai giocato nella storia dell'eccellenza, con tantissime formazioni che hanno speso importanti budget, con rose importanti, come vedi la corsa alla vetta per il salto in Serie D? Sì, un campionato strano, voglio dire, un campionato così avvincente forse in eccellenza non si vedeva da anni. Non a caso. Chiedo scusa a Pierpaolo, hai rischiato di giocare con la Socer quest'anno in estate quando stavi a Picerno e il mister Camelia ti ha voluto fortemente, però poi si è creata la possibilità, l'occasione per il Potenza e ovviamente abbiamo alzato le mani, priorità assoluta per il Potenza. Sì, ma calcio. La telefonata di mister Camelia l'estate arriva sempre puntuale. con molto piacere. Dei suoi figli putativi calcistici. Sì, assolutamente, il mister mi ha cresciuto, non a caso tre dei quattro campionati che ho vinto d'eccellenza li ho vinti con lui, quindi questo testimonia la stima e il rispetto che c'è con il mister. Però dicevo, non a caso sono capitato in questi anni la nobile decaduta Melfi, la sorpresa Rotonda, il Grumentum che comunque ha costruito una buona squadra e poi c'è il Lagonegro che vuole confermare l'ottimo campionato fatto l'anno scorso con la vittoria del campionato. Si arriverà, speriamo che arriverà quest'anno. La capitale l'abbiamo vinta l'anno scorso, almeno il primo risultato l'abbiamo ottenuto contro il Melfi, è stata una partita bella, vincente, giocata sul neutro di Picerno e finita 3-3 nei tempi regolamentari, anche dopo i tempi supplementari, nonostante la squadra fosse avanti di due gol, proprio perché peccavamo in difesa di esperienza, abbiamo giocato con tutti under in difesa, con ben 6 under nella formazione, mentre il Melfi ha giocato con tutti over, questo la dice lunga sulle potenzialità di questa Socer. E allora, col campionato di eccellenza che vede veleggiare in vetta alla classifica il Lagonegro, siamo arrivati a una pillola, se mi permetti, prego, interrompo. Prego. Questa è casa perché, tua. Prego. No, perché giustamente loro dicevano che è un campionato equilibrato, probabilmente il più avvincente degli ultimi anni, però io voglio esprimere così tanto per cambiare un parere un po' polemico, perché è un campionato anche secondo me un po' drogato, perché inizia 18 squadre con squadre che non hanno diritto e partecipano magicamente, si ritrovano a fare l'eccellenza, squadre che si ritirano a metà campionato, squadre che fanno giocare i ragazzini, squadre che non hanno un'idea assolutamente chiara su quello che devono fare, dopo che già l'anno scorso la squadra che ha vinto il campionato non si è iscritta, quindi insomma... Che io non avrei fatto iscrivere quest'anno. Bravo, perché ha tolto praticamente... Lustro alla Regione Basilicata. No, non ha dato la possibilità a una squadra lucana di accedere al campionato interregionale. Bravo. E quindi non doveva essere... Parliamo ovviamente premiato. Del Real Metapontino, giusto per fare il giusto riferimento, per non spezzare gli ospiti. Esattamente, non doveva essere premiato. Quello con, è un caso, ma ci sono anche altri casi, non so... Beh, Melfi, se ti riferisci a Melfi, è vero che aveva diritto a iscriversi alla Serie D, però per il blasone
certamente se ha fatto richiesta di giocare in eccellenza non si poteva dire di no, perché Melfi, almeno per quanto riguarda il discorso Melfi, è un discorso a parte ed è giusto che se non eri in grado di fare la Serie D di ripartire dall'eccellenza. Però quella domanda mia è: non sei in grado di fare la Serie D e puoi spendere quanti soldi in eccellenza, Presidente, tu che sei hanno speso più di noi, questo quindi mi chiedo, allora se i soldi ce l'hai per spenderli in eccellenza, perché non li puoi spendere in Serie D? Io credo che queste dinamiche non vanno avallate, perché poi ci si rende complici del declino del movimento calcistico, e bisogna avere anche il coraggio di dirlo, così come le promozioni appunto dalla promozione in eccellenza devono essere controllate. Non è che qui Etana libera tutti solamente perché ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Chi ha diritto partecipa, chi non ha diritto piano piano risale, e se lo merita arriva dove deve arrivare, altrimenti ci troveremo sempre con la squadra che vince il campionato, che magari non può iscriversi, oppure una squadra che spende, spande e poi l'anno dopo non paga la gente e lascia famiglie intere senza stipendio. Questa è una cosa vergognosa, ed è la stessa cosa che per esempio accade a Rio Nero con le vertenze che ci sono, no? E a volte lo piamo troppo sotto gamba questo aspetto. C'è gente che ha pur nel dilettantismo, però fa questo di professione, e quando poi aspetti lo stipendio, e magari tra di noi a qualcuno è successo, non so Pierpaolo, spero di no, però magari in passato aspetti che ti arriva lo stipendio non ti arriva, devi andare dall'avvocato, e quindi in questo caso siete felici appunto l'avvocato Mauro e l'avvocato Lofrano, però diventa pesante proprio a livello, io credo, mentale, a livello psicologico. È anche un danno d'immagine per certo. Il movimento lucano, perché sostanzialmente la Lucania ha perso due squadre di interregionale, Melfi è diciamo potenzialmente il Real Metapontino, e certo. Invece di avere 5 squadre in Serie D ne hai solamente 3. Questo è stato il danno poi che è stato arrecato certo. All'intero movimento lucano. Mi dispiace chiudere così questo dibattito acceso, perché l'obiettivo è il quorum della nostra trasmissione, ma siamo arrivati proprio alla fine, altrimenti ci sfumano, e chiudiamo all'insegna del sorriso, lasciandovi però questo importante spunto di riflessione offerto dai nostri ospiti, che magari faranno riflettere anche a chi è chiamato ovviamente a tirare le fila del calcio regionale. Chiudiamo però all'insegna del sorriso con l'atteso momento dell'irriverente rubrica su tutto il bello e il brutto del calcio, come fatto per la Serie C anche per la Serie D, con la top 3 di Ma che calcio fai? La top 3 di Ma che calcio fai? Al terzo posto il liscio di Di Giorgio manda in rete Filip, ma il calciatore del Gravina non ne approfitta. Al secondo posto, il fortunato rimpallo favorisce Caso, che porta in vantaggio la Turris. E al primo posto, l'erroraccio di Pagano condanna il Francavilla nel finale. Tutta la mia vita proprio. È l'erroraccio di Pagano con il contestato tocco di mano di Molinari, si guadagna il gradino più alto del podio della top 3 di Ma che calcio fai. Siamo arrivati davvero alla fine, a me non resta che ringraziare gli ospiti in studio, grazie all'avvocato potentino Giuseppe Lofrano della LG Procure Sportive Neonata Realtà, che cura e scorta ovviamente i giovani calciatori, ma anche le affermati profili del calcio regionale e non solo, verso, sperando, per il tuo lavoro avvocato, lì di più dorati. Grazie mille avvocato per essere stato con noi. Grazie a te Manuel di avermi ospitato, e grazie a tutti. Grazie anche al fide scudiero di mister Pasquale Arleo, che si appresta a preparare nel miglior modo possibile il primo derby del girone di ritorno tra Picerno e Francavilla. Grazie a Francesco Giuzio, quando vuoi questa è casa tua, vale anche per gli altri ospiti, sempre un piacere ospitarvi e parlare con voi di calcio. Grazie a voi e spero di ritornare presto.
E grazie anche al bomber di Bella per Paolo Di Senso, sperando di ritrovarci qui con una media goal sempre più alta e magari che aumenti anche il minutaggio del nostro bomber lucano. Noi ci teniamo tantissimo ai nostri profili che portano in alto la bandiera della nostra regione, soprattutto fuori dai confini regionali. Grazie mille per Paolo, in bocca al lupo per la stupenda cavalcata del Leone Rampante. Grazie a te, grazie a tutti e Crepi. Lo stesso in bocca al lupo anche per la capolista del massimo campionato regionale, vale a dire il Lagonegro, sperando in un futuro più roseo per la tua formazione, ovviamente in riferimento al presidente Valnocino, Sergio Mauro. Grazie mille avvocato. Grazie a te Manuel, speriamo di venire qui a festeggiare le due promozioni del Potenza in Lega Pro e del Social Lagonegro in interregionale. E l'augurio ovviamente per tutte le nostre realtà lucane, ma il grazie più grande va come sempre a voi per seguirci con così tanta attenzione e passione. Ma che Calcio Dici torna come sempre tutti i lunedì alle 21, ci vediamo tra 7 giorni, ciao!